avranno la possibilità di conoscere e vedere direttamente quali sono i meccanismi e i processi produttivi che portano al conferimento e alla messa a dimora definitiva del rifiuto, quali sono le forme di tutela e di garanzia affinché, diciamo, da questo processo produttivo non possano emergere criticità. Questo è il compito che noi facciamo, e lo facciamo a tutti, anche a quelli un po' meno convinti, anzi, quelli sono quelli che aspettiamo per primi. Siamo alla partenza di queste giornate Eco Days, che sono, esatto, non è la prima, se non sbaglio, ma non è la prima volta che viene organizzata. Negli anni è stata organizzata, si è sospesa soltanto nel periodo della pandemia, COVID. Necessariamente. Lo scorso anno, per la verità, l'abbiamo fatta a modalità virtuale, con i droni che dall'alto riprendevano gli impianti. Quest'anno invece avviene in presenza, riprende, diciamo, questa tradizione, chiamiamola così. Sono quattro giorni, se non sbaglio. Quattro giorni, iniziamo domani pomeriggio alle 6, alle 18.30 al Museo Piaggio, con un incontro con Mario Tozzi, e poi il 18, il 19, il 20 e il 21 l'apertura degli impianti, la mattina per le scolaresche, cioè le classi che hanno collaborato e hanno partecipato al progetto organizzato durante l'anno scolastico, che hanno fatto laboratori, video, siti internet, hanno fatto un gran lavoro che verrà... Attività creativa anche, verrà divulgata. Sì, diciamo, durante le giornate saranno esposti i lavori lì negli impianti. Il pomeriggio invece l'apertura degli impianti alla cittadinanza, c'è un bus navetta che trasporterà anche chi vorrà da Piazza Martiri della Libertà davanti alla farmacia fin dentro gli impianti, e venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio poi degli incontri di approfondimento più, così, più ludici, più divertenti, con dei DJ, con una pericena proprio alla sede Eco for Service, dove ci sono impianti di depurazione. Rendere questo tema del riciclo e comunque appunto del buon uso dei rifiuti anche più vicino, no? Anche far toccare con mano, per certi versi, come funziona. Sì, no? Esatto, come funziona, perché per una società come Eco for Service, che è una società che opera nel campo dei servizi ambientali e che è una società partecipata da un ente pubblico, dal Comune di Pontedera, ma in misura minoritaria anche da altri comuni del territorio, c'è un obbligo di fare le cose per bene, ma di dare anche testimonianza, diciamo, dei processi che appronta, dell'accuratezza che mette nei procedimenti di gestione proprio di tutta la filiera dello smaltimento del rifiuto, di come viene organizzata tutta l'attività all'interno dei propri impianti. C'è, ripeto, un obbligo, un di più, ecco, di impegno che dobbiamo mettere nell'attività che svolgiamo. Grazie, buon lavoro.